alle 6:15 in punto, un'ottantina di agenti della polizia cantonale è giunta al Maglio a bordo di una decina di furgoni. Subito alcuni di questi sono entrati nel centro alla ricerca degli occupanti, altri hanno circondato lo stabile. All'interno del centro la polizia ha trovato una trentina di persone, mentre nei pressi del centro, accampati in tende in una casa mai completata, 56 ecuadoriani, tra i quali diverse donne e bambini. Questa mattina ha nevicato. Mi incammino sul sentiero lungo il fiume che porta al piano della stampa. Arrivo al Maglio di Canobbio insieme al primo sole. Sono passati 20 anni, ma qui non è cambiato nulla. Ci sono ancora le finestre murate, le persiane inchiodate e le griglie per evitare l'accesso. Solo nella grande sala concerti si muove qualcosa. Oggi è adibita a palestra, per fitness e combattimento. La fabbrica dei campioni, c'è scritto. Questo edificio di proprietà pubblica, dopo lo sgombero dell'ottobre 2002, è rimasto inutilizzato, vuoto per 20 anni. Sicuramente uno spreco, ma forse anche una dichiarazione di intenti. Piuttosto che mettere a disposizione degli spazi per l'autogestione, preferiamo tenerli vuoti. Questo è il 7° episodio di Macerie, in cui ci concentreremo sui mesi successivi allo sgombero del Maglio di Canobbio e sull'intensa presenza in piazza che ha portato all'ottenimento dell'ex macello come sede provvisoria per l'autogestione. Si intitola Un macello per Natale. Macerie. Il problema è a monte, il problema è stato prima, il problema è stato quello di una classe politica che ha voluto nascondere sotto un tappeto questo problema dell'autogestione perché non gli piaceva, non si è accorto che il problema usciva dal tappeto e invadeva le strade, adesso invaderà davvero le strade. Ed è molto importante che tutti partecipino a questa nostra iniziativa, affinché possiamo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane più tardi ottenere di nuovo una struttura nostra da gestire autonomamente. E lì fu chiaro fin da subito il concetto che il mulino esiste anche al di là delle quattro mura, perché è l'idea, no, che ci accomuna, è l'idea che ci deve poter portare avanti. Quindi organizzammo fin da subito le attività dove? In centro, nelle piazze di Lugano. Quindi portammo teatri, portammo presentazioni di libri, portammo bar, concerti, tutto quello che in realtà facevamo all'interno del Maglio lo portammo nelle piazze. Quindi abbiamo fatto delle proiezioni video in città, abbiamo fatto dei teatri, abbiamo fatto delle mostre, abbiamo fatto tutto quello che facevamo al Molino, ma un numero spropositato di iniziative in quei 2 mesi ci sono state. Eravamo una sera sì, una sera no, eravamo in città. Era assolutamente, assolutamente un modo di far pressione. Pensavate che il centro sociale vi desse fastidio? Vediamo adesso se vi diamo fastidio. Era l'occasione anche di farsi conoscere la popolazione dopo anche quell'esilio di essere andati al Maglio, lontano dal centro città. Ogni volta che succede un fatto del genere si innesca una reazione, come direbbe De André, ostinata e contraria, che in realtà è un propulsore di energie, e quindi c'è stata una spinta. Nell'arco di 2 sabati ci sono state due manifestazioni di migliaia di persone. È subito apparso chiaro che i manifestanti erano sicuramente più di 1000, forse 1500, accompagnati da canti, denunce contro l'intervento della polizia al Maglio e slogan soprattutto contro Patrizia Pesenti e Giorgio Giudici. Gli autogestiti hanno attraversato Loreto scortati dalla polizia per poi svoltare su via Damini verso il Lungolago. Qui hanno avanzato la loro proposta alle autorità.
soluzione, come abbiamo annunciato, è quella della CT, l'ex azienda dei trasporti luganesi, che adesso si è trasferita altrove. Quindi per più diverse ragioni, il posto è libero da subito, risponde alle nostre esigenze perché sul tessuto urbano è appena al limite, è servita dai mezzi pubblici. Poi non dà fastidio? Non dà fastidio, perché comunque in una zona dove tra le partite di calcio, di hockey, si fa un casino della Madonna e comunque non, nessuno reclama per questo. O anche le manifestazioni che sono scaturite dallo sgombero, no? Ricordo come c'è stato veramente un sollevamento di tutti i commercianti del centro di Lugano per la seconda manifestazione che lo ha attraversato di sabato. Di quei mesi io ho un'immagine di un Giorgio Giudici con la testa fra le mani, ecco, era veramente, cioè questa era l'impressione, lo si è visto veramente dimesso, veramente un po' in difficoltà di fronte a questa cosa. Il municipio di Lugano si sentiva vittima della situazione perché eravamo stati sgomberati da una struttura che era situata sul territorio di Canobbio ed effettuata operativamente dalla polizia cantonale, ordine tra l'altro firmato dalla Patrizia Pesenti del Partito Socialista. Dopo lo sgombero erano nati, mi ricordo, almeno due gruppi di lavoro, anzi forse addirittura tre gruppi di lavoro, uno che si concentrava su le attività da portare per rivendicare il fatto di avere una nuova situazione, una nuova struttura. C'era un gruppo che si occupava di portare avanti le trattative con il municipio, con il cantone, eccetera, e c'era un altro gruppo che si è occupato invece di valutare le strutture da occupare eventualmente, no? Naturalmente poi a quel punto lì avevamo capito che era meglio non dirle le strutture da occupare, visto che ogni volta che avevamo indicato delle strutture, immancabilmente queste strutture erano state abbattute e quindi a quel punto lì non dicevamo più nulla. Sì, penso che nella nostra lista avevamo almeno ma decine e decine, ce n'erano forse una trentina o anche di più di strutture qua. Ce n'erano parecchie negli anni 90 nel Luganese di strutture vuote o che potevano funzionare bene. Oggi come oggi invece non ce n'è quasi più. Nonostante avessimo individuato gli stabi, nonostante eravamo anche abbastanza forti numericamente, e anche con sostegno popolare, la manifestazione dopo sgombero eravamo ancora 1.500-2.000 persone di nuovo, avevamo scelto di rimanere nelle strade e non occupare un nuovo stabile. Questa era un po' la nostra scelta, perché dicevamo non volevamo ricominciare il teatrino occupo sgombero, con poi anche tutte le relative condanne penali che seguono e tutte queste cose, fastidi, insomma. Noi volevamo il riconoscimento dell'autogestione a Lugano. Sono passate quasi 4 settimane dallo sgombero del Maglio. Questa è la prima riunione del gruppo di lavoro appositamente costituito. Nonostante la cordialità, l'incontro non inizia sotto i migliori auspici. Per il governo c'è il cancelliere dello Stato, Giampiero Gianella. Gli autogestiti avevano contestato la scelta e chiesto invece la presenza di un membro del governo. Alla fine, Giudici decide di avviare un dialogo, ma e noi lo accettiamo perché lui aveva una proposta concreta da farci. Eravamo intorno appunto agli inizi di dicembre, il giudice ci fa sapere che è disposto a darci il macello. La cosa si regolava da alcuni dettagli, però andava in porto. Ci dice: però ho scoperto che volete fare una manifestazione contro l'inaugurazione del casinò di Lugano, che sarebbe avvenuta appunto nei giorni successivi. E noi rispondiamo: sai una cosa, tienitelo il macello, noi la manifestazione la facciamo lo stesso contro il casinò, noi non vogliamo una città Monte Carlo e quindi lo esprimiamo, non siamo disposti a barattare una sede per il diritto a manifestare, così facciamo, la manifestazione la facciamo, giudici si infuria, non avrete mai il macello, niente da fare.
30 anni che non sono state capace a dare uno spazio a chi lo chiedeva, uno spazio a chi ne ha tutti i diritti, a una fetta di popolazione che comunque si vuole autogestire, l'autogestione è un diritto. Noi non ci siamo mai negati come interlocutori, non avevamo problemi, noi andavamo a discutere anche con la polizia quando dovevamo fare i cortei, annunciavamo i cortei, non è che chiedevamo le autorizzazioni, ma poi ci chiedevano di andare a dialogare con loro per poter trovare un accordo di minima sul tipo di tragitto da fare. C'erano sempre dei contatti col municipio di Lugano, cioè se tu lasci un minimo di porta aperta per una sorta di dialogo, devi mettere in conto anche che ci possono essere dei compromessi da qualche parte. Lì non era tanto il periodo dei compromessi, perché naturalmente dopo lo sgombero eravamo molto arrabbiati. L'accordo è sfumato perché gli autonomi, secondo l'esecutivo luganese e il Consiglio di Stato, volevano organizzare una manifestazione non autorizzata domani contro l'apertura del nuovo casinò cittadino. Sul macello le autorità erano disposte ad accordarsi coi molinari, ma in un comunicato giunto stasera dicono di aver deciso di rimandare i colloqui essendo venute meno delle premesse di fiducia. Gli autogestiti avrebbero poi abbandonato il tavolo delle trattative. Ok, iniziamo una manifestazione il 23 dicembre a Lugano durante le festività natalizie, si sa il peso del commercio a Lugano, insomma tutti ben pensanti, infastiditi da un nuovo corteo molinaro all'interno delle feste natalizie, dello shopping natalizio. Secondo me è stato questo l'aver usato più strategie al contempo che ha permesso di arrivare a quel risultato lì. Una strategia di coinvolgimento della popolazione, in modo che potessero vedere anche la bellezza del molino. Gli aspetti politici, quindi le manifestazioni così, erano anche delle prove di forza numeriche. La comunicazione con i mass media, che ci permetteva di raggiungere una popolazione molto più ampia di quella che poi partecipava davvero alle nostre attività, e il dialogo col municipio. In quei mesi lì non era stata rotta una vetrina, non era stato fatto un danneggiamento così. Questo ci ha permesso di arrivare all'ultimo incontro col municipio dicendogli: guardate, noi in questi mesi abbiamo comunque dato una direzione al movimento, abbiamo incanalato rabbia, tutto in qualcosa di costruttivo, però anche loro adesso chiedono conto a noi e noi non possiamo più vendere fumo. Fino adesso gli abbiamo detto: stiamo dialogando così, adesso noi da qua usciamo e non ci prendiamo più la responsabilità di direzionare le energie del movimento. Abbiamo indetto una manifestazione che passerà da via Nassa, ecco, però cioè, noi l'abbiamo detto, ma poi lì non possiamo più controllare il movimento. E diciamo, c'è stato chi, e non ero io, si è assunto a questa parte qua di raccontare questa parte qua, e chi ha messo in evidenza il fatto che noi adesso quel giorno lì saremmo usciti, se avremmo parlato con i media, gli avremmo spiegato cosa avevamo fatto noi tutto quel tempo lì e cosa non avevano fatto loro, e che quindi stava loro trovare la giustificazione del perché eravamo ancora fermi al palo. Dopo noi gli abbiamo interrotto le discussioni dopo averle fatte per 3 mesi. Lunedì, dopo la riunione del municipio cittadino e del consiglio comunale, i rappresentanti del centro sociale autogestito sapranno se i cancelli dell'ex macello si apriranno per loro oppure no. Ma se venisse scartata l'ipotesi di questo edificio quale sede provvisoria del centro sociale, ebbene, se la risposta sarà no, i molinari scenderanno in piazza sabato 21 dicembre per protestare. Il dialogo, si può dialogare, ma ognuno mette le sue carte e poi se si vuole trovare una soluzione la si trova, se non la si vuole non c'è niente da fare, si va avanti allo scontro. Siamo andati ai cancelli del consiglio comunale, che era in riunione di lunedì sera, quella corte del municipio rimbomba bene, abbiamo scoperto, no? E allora, proprio attaccati al cancello, uno degli slogan che mi piaceva di più era: questo palazzo non serve a un cazzo, e l'abbiamo gridato a squarciagola per ore intanto che il consiglio comunale andava.
sicuramente i commercianti di Lugano non avrebbero apprezzato che il giorno in cui si fa un'enorme cifra d'affari fosse messa a repentaglio da una manifestazione che poi si sarebbe conclusa comunque con un Natale di guerriglia, perché sarebbe diventata anche una cosa di questo genere sicuramente. Il giudice chiama, ok, vi do il macello. E allora Vignasca e i giudici sono affacciati, sono scesi, hanno detto vabbè dai, allora quei due, sai, allora avevano quella maniera spiccia di fare, no? Come se la città fosse, che cavolo ne so, il loro giardino di, non so, sai, così. Allora chi, soprattutto Vignasca, e dai, allora ciao, vieni su, va, che vadem lì nel corridoio, ma del tipo, forse perché Vignasca, gli undici ravanasse nella tasca e tirasse fuori le chiavi. Sì, ce le ha date così quella sera lì. C'è stata praticamente una vera e propria resa da parte del municipio di Lugano, mi viene da dire, perché quasi inaspettatamente è stata offerta la possibilità di insediarsi al macello, cioè proprio chiavi in mano, seduta stante. Sì, mi viene da dire una resa. Nella storia del Molino il confronto è sempre stata una parte importante. Ai tempi del Maglio mi ricordo un'assemblea chilometrica in cui si doveva definire se Vignasca poteva venire a partecipare a un incontro con il Gigio Pedrazzini, in cui si diceva no, non deve venire, sì, però è meglio. Alla fine si è scelto di farli venire, ma di non farli entrare. La narrazione delle trattative, degli incontri è varia. Comunque è una storia che ha fatto parte del Molino, no? Ma l'unica via che ha permesso di raggiungere 25 anni di attività è stata l'occupazione. E l'occupazione non è stata regalata a nessuno. È stata l'occupazione reale, le pressioni di piazza, le argomentazioni e la capacità di prenderci degli spazi e di farceli dare. Direi che abbiamo impostato una linea di dialogo per cercare di arrivare a una soluzione. Una soluzione che trova sullo stesso piano governo e municipio? Sì, direi proprio di sì. Insomma, c'è qualche cosa su cui lavorare e lavorare seriamente nelle prossime settimane. Per loro era l'unica possibilità quella di concedere uno spazio. Io riconosco la capacità di intelligenza di dire vabbè, che prendete questo spazio, autogestitevelo, non rompete le palle però. Parlo di giudici e di Vignasca e di Canzani, non gli do nessun altro merito se non la capacità di visione di riconoscere questo aspetto. E in questo senso Borradori, che conosce perché è stato subito al primo incontro dopo lo sgombero del Maglio, era lui il rappresentante del Consiglio di Stato al posto della Pesenti, che aveva ordinato lo sgombero perché la Pesenti era del Partito Socialista, incapace di proferire verbo durante gli incontri. Ma figurati se Vignasca può essere considerato un amico dell'autogestione, o giudici può essere considerato un amico dell'autogestione. Sono dei chiari oppositori a una hanno saputo unicamente leggere una situazione e dire meglio così. Insomma, ci venne chiesto per poter accedere al macello di creare un'associazione, per poter appunto sottoscrivere una convenzione di intenti, una convenzione, e che potesse essere firmata sia dal municipio di Lugano che dal cantone e che dai rappresentanti del Molino. E quindi noi creammo l'associazione ALBA, Addio Lugano Bella Associazione si chiama, nel quale mettemmo dei punti all'interno della convenzione che potessero rappresentare il più possibile le esigenze sia dal punto di vista del Molino, ma sia dal punto di vista del municipio di Lugano. Ecco, naturalmente vennero smussati un po' gli angoli rispetto alla prima bozza, vi dicendo, per arrivare comunque a una convenzione definitiva che firmammo, che rendeva tutti vincolati. Nei 6 punti della convenzione, firmata il 18 dicembre 2002 da Giorgio Giudici, Patrizia Pesenti e da 2 rappresentanti dell'associazione ALBA, si legge in particolare che le parti si impegnano, alla scadenza della stessa, a stipularne una nuova, per una sede definitiva o per un'altra sede provvisoria.
questo, in pratica, avrebbe dovuto garantire, praticamente in eterno e senza grossi vincoli, la possibilità all'autogestione di poter contare su una struttura messa a disposizione gratuitamente e legalmente dalle autorità. L'autogestione di per sé non può essere mai accettata da un'istituzione, no? Uno stato di diritto in cui ogni minimo centimetro è definito per legge legale, non legale. Quindi da tutti gli autori deve esserci la comprensione che è così e che quindi ci vuole un bel margine di tolleranza, di interpretazione delle cose. E giudice Miasca questo ce l'aveva in chiaro. È chiaro che delle realtà autogestite, non so, Zurigo, Winterthur, Neuchâtel, Bien, l'autorità trova delle modalità con cui convivere con queste situazioni, perché se tu le inquadri tutte in una logica del diritto, della legalità, che è finalizzato su una società creata per il profitto, per la proprietà privata, non riuscirai mai a dare spazio a queste realtà. Ci vuole la comprensione dell'autorità politica a favorire, a trovare delle soluzioni ad hoc per queste cose. Penso che nel resto della Svizzera l'abbia fatto da diversi anni. Qui da noi siamo una provincia e siamo messi male, ecco. E poi siamo entrati il mercoledì, se non mi sbaglio, qualcosa del genere. Me lo ricordo bene perché era il mio compleanno e facevo 30 anni, il 18 dicembre 2002. È la prima sera che abbiamo messo piede al macello. Sì, che non c'era niente, nel senso, il macello era un macello. Adesso Boradori in primis, gli altri municipali o consiglieri comunali che insistono sul ridiamo il macello alla popolazione eccetera, voglio dire, a nessuno è mai fregato niente di quel posto lì, perché ce l'han dato, che era veramente in uno stato pietoso. L'abbiamo ridato noi con la nostra energia alla città di Lugano. Diciamo che passando dal maggio con lo spazio lì c'erano tanti punti di domanda, sia per l'ubicazione, sia perché evidentemente proprio a livello architettonico era tutt'altra struttura. Prima cosa, non era proprio la stessa cosa di entrare quando occupi uno spazio che magari dici con quell'entusiasmo perché te lo sei scelto. E dall'altra, ero consapevole che avremmo potuto sviluppare un sacco di situazioni all'interno di quello spazio. Vedevi la grandezza e incominciavi a entrare a vedere i diversi spazi, quindi incominciavi un po' a immaginare quello che avresti voluto concretizzare. La struttura del macello, diciamo che è risultata quasi subito molto inquietante, nel senso che poi all'inizio era veramente brutto entrare negli spazi, cioè c'era un'energia di morte, era una cosa spaventosa, al punto che la maggior parte di noi non riusciva neanche a entrare negli spazi realmente, ma restavamo lì sul cortile. C'erano ancora i resti dei maiali, sangue, delle bestie sgozzate, era completamente distrutto, ecco. E poi piano piano, credo che qualcuno abbia pulito anche energeticamente, perché poi vabbè, è chiaro che all'interno di una situazione di autogestione ci sono le varie anime, no? C'era anche l'anima che trovava importante anche andare a sviluppare, a capire meglio anche le energie sottili, e che quindi sono andati a pulire un po' energeticamente il posto, ma l'energia poi è cambiata con gli anni, con tutti gli eventi e tutte le cose invece vitali che sono state fatte all'interno di questa struttura, no? Che comunque non era la nostra prima scelta di stabile, perché comunque era un macello e comunque era messo male, cioè quello lì renderlo funzionale per il mulino era veramente difficile, cioè, dei locali erano praticamente delle stalle, altri non erano minimamente isolati, non avevano le finestre, e quella doveva essere anche, sarebbe stata la terza volta in cui ricostruire tutto. Ed è iniziato un periodo di grandi lavori dove si è cercato di individuare quali fossero le prime necessità.
ci si è anche resi conto di quanto c'era da fare, voglio dire. Mm-hmm. Sempre nell'idea comunque che avremmo recuperato parte del materiale dal Maggio e l'avremmo portato lì. Impianto elettrico, mi sembra che anche lì era assente. Altri spazi invece mi richiedevano più che altro chiusura, pareti, finestre e pensare a come riscaldare, e poi la cucina, i tavoli. Quindi dovevamo trovare il modo di riscaldare gli spazi, vennero costruite delle stufe, isolati gli spazi, comunque rimaneva un luogo molto freddo. Una delle prime cose che facemmo fu la mensa popolare, che funzionò fin da subito, nel senso che venivano molti liceali e anche molti professori a mangiare. Anche la sala concerti venne costituita molto rapidamente. Il primo concerto fu quello dei Van Vuck. Probabilmente delle tre strutture forse quello più precario, però avevamo molta energia nel voler riproporre il prima possibile le attività che volevamo offrire, anche perché eravamo tornati in città. Penso che anche quello stabile lì ha influito su riuscire a portare avanti il movimento, perché mi ricordo quando stavi su di sopra in ufficio a scrivere, cioè rischiavi l'ibernazione, ti si staccavano le dita, quindi anche lì era diventato tutto più difficile fare movimento, utilizzare quel posto lì per costruire le attività. E forse lì avremmo dovuto fare un passo in più, ma anche lì non si voleva prendere altri soldi dal municipio, cioè per renderlo minimamente, non dico lussuoso, però il fatto che non avesse delle finestre, che non fosse minimamente isolato e così, quello è innegabile che ha fatto sì che fosse possibile svolgere soprattutto l'attività ricreativa serale, perché stai con la giacca magari a sentire un concerto può funzionare, ma sicuramente stare in una sala cinema a 8 gradi a guardare 2 ore di film diventava più difficile, come stare a fare assemblea o un gruppo di lavoro congelando, cioè lì, ma anche quello contribuisce. Raccontami Giorgio che scorri in cessante preghiera che mormora al cielo nel tuo monastero perduto, dimmi la bellezza dei gesti e dei colori che ti hanno attraversato e hai riverso dai migliori, dall'oro, dai fuochi, dai fiumi, dai profumi di cesso. Alla batteria John Cantina. Figone. Grazie mille. Grazie, grazie. In quegli stessi mesi il collettivo Folletti Urbani occupa i primi 2 piani dell'ex collegio Soave a Bellinzona, ma un rapido intervento di polizia blocca sul nascere l'esperienza. A Mendrisio invece il fantasma del Mattirolo occupa, con più fortuna, la colonia. La colonia l'abbiamo trovato perché era un posto di proprietà dello Stato che era accanto al centro professionale, alle medie, al liceo di Mendrisio, che però era relativamente vuoto, veniva usato come deposito dalle scuole professionali. Noi avevamo già cominciato come gruppo un discorso di rivendicazione col comune di Mendrisio di una richiesta di uno spazio. Abbiamo cominciato col fantasma di Mattirolo e poi abbiamo deciso per dire la paura che c'è dall'autogestione. Mi ricordo che noi come rivendicazione abbiamo acceso delle torce una notte di fronte degli spazi vuoti di Mendrisio, e il giorno dopo il proprietario di uno l'ha battuto illegalmente pagando una multa stratosferica perché aveva paura dell'occupazione, per dirti il livello di caccia alle streghe che c'era. È stata molto intelligente da un certo punto di vista la scelta di occupare uno spazio cantonale, perché comunque avevi a che fare, cioè la controparte non era solo il comune ma era anche il cantone. La situazione politica in quel momento era abbastanza tranquilla, se vogliamo. Il fatto di avere le scuole vicino ci ha permesso di avere un'affluenza praticamente costante, e il fatto di aver messo l'accento sulla parte della cucina, noi avevamo tutti i mezzogiorni studenti che
mezzogiorno e sera, tutti che mangiavano. Una delle altre problematiche dell'autogestione che li abbiamo visto è la tendenza, essendo una società che vive del servizio, che scivoli sempre di più nel servizio. Ma la colonia è durata un anno e qualcosa in più, perché poi a un certo punto si trattava di decidere cosa fare e avevamo la sensazione di essere un servizio come tutti gli altri. Si tratta di andare costantemente in una direzione contraria, reinventandoti affinché il mercato non ti coapti, ma la forza del mercato, di cooptazione del mercato, è talmente devastante, è talmente forte, che è complicatissimo, cioè facile dirsi, molto meno farsi. In questo settimo episodio di Macerie abbiamo sentito le voci di Usci, Monia, Teo, Francesco, Alex, C, Pepi, Tazio, Beto e Loris. Se vuoi aggiungere qualcosa o dire la tua su questa storia, scrivi a macerie@inventati.org. Gli episodi escono ogni due martedì e sono disponibili sul sito del Mulino e sulle principali piattaforme di podcast. Si possono trovare anche su naufraghi.ch e in loop su Radio Carona Sconvolt e Radio Gwendalyn. Io sono Olmo e Macerie è fatto anche da Si, Esteban, Gerard, Mattia, Paco, Usci e Mirella, e soprattutto da tutte e tutti coloro che hanno portato il loro contributo condividendo una parte della propria storia. Gli estratti audio provengono dall'archivio storico del CSO al Mulino. Le musiche sono di Victor Ugo Fumagalli, Artemondi e Incompetech. La grafica è curata da Complice Press. Il supporto produttivo è assicurato dall'Associazione REC.